queste possibilità si aprono per i cittadini delle frazioni oristanesi con l'approvazione delle linee guida sui centri matrice. Si ha di nuovo la possibilità di fare delle trasformazioni urbanistiche che oggi erano bloccate proprio per il fatto che non si aveva queste linee guida approvate. Adesso si avrà un ulteriore passaggio dopo l'approvazione di ieri sera con l'Ufficio Tutela del Paesaggio regionale. E poi si avrà il via libera per la pubblicazione nel Buras regionale per poter essere completamente attuato questo nuovo piano. Quali edifici riguarda e che vantaggi in concreto ci sono per i Allora, cittadini? la mappatura riguardava i nuclei di antica formazione delle frazioni, dunque Silinu, Ragignedu, Massama e Donigala. Andava fatto uno studio per salvaguardare dal punto di vista identitario e culturale questi edifici. Il comune, tramite l'affidamento con un incarico professionale a una società di professionisti esterni, ha redatto questo piano. Insomma, si cerca di tutelare, però non in modo equilibrato, sia una tutela da una parte dal punto di vista, diciamo, storico-culturale, sia la possibilità di attuare delle trasformazioni urbanistiche alle esigenze attuali dei cittadini. Insomma, regole certe con meno vincoli. Sì, è proprio così. Si avranno delle regole certe per poter eseguire le trasformazioni e avere la possibilità, anche dal punto di vista delle sistemazioni, soprattutto esterne, delle quinte dei vari rioni, di essere salvaguardate, ma gli interni degli edifici possono essere ristrutturati e adeguati alle esegence moderne degli anni 2000 che stiamo vivendo.